Il profilo politico-intellettuale di Rosa Luxemburg è ben più complesso di quanto suggerisca a prima vista la sua fama iconica di martire del socialismo. Tale complessità è in larga parte riconducibile a quelle che possono definirsi le identità plurime che coabitano e si incarnano nella sua figura. Mi riferisco anzitutto al fatto che Rosa Luxemburg è di origini ebraiche, nasce in Polonia, ma è suddita russa prima e suddita tedesca poi. Mi riferisco al fatto che Rosa Luxemburg è una donna appassionata, amante della vita, della natura, capace di straordinari slanci emotivi, ma al tempo stesso una rigorosa e coerente militante di partito e rivoluzionaria di professione. Mi riferisco infine al fatto che Rosa Luxemburg è una raffinata pensatrice politica, capace di misurarsi alla pari con personalità del calibro di Kautsky da un lato e Lenin dall'altro. Tra le voci femminili più autorevoli della Seconda Internazionale, Rosa Luxemburg è però soprattutto, secondo una formula particolarmente efficace di Hannah Arendt, una rivoluzionaria senza partito. Perché? Perché le sue posizioni sul piano teorico e politico la portarono spesso a scontrarsi aspramente sia con il socialismo socialdemocratico, di cui contestò il legalitarismo opportunistico, sia con il comunismo bolscevico, di cui stigmatizzò invece le esasperazioni centralistiche. Quanto appena detto spiega perché l'eredità politico-intellettuale di Rosa Luxemburg sia andata incontro per oltre un quarantennio a un processo di vera e propria rimozione ideologica e la sua stessa memoria abbia finito per essere ragione di forte imbarazzo sia tra le file dei socialisti sia tra le file dei comunisti. Per i primi, cioè per i socialisti, il nome di colei che ne contestò il velleitarismo riformistico divenne infatti sinonimo di radicalismo rivoluzionario. Per i secondi, vale a dire per i comunisti, il nome di colei che si era battuta in favore del protagonismo politico delle masse e che per prima aveva messo in guardia dai rischi degenerativi, involutivi della rivoluzione russa, divenne invece sinonimo di deviazionismo. Solo nella seconda metà degli anni 60, e quindi diversi decenni dopo la sua scomparsa, è stato possibile avviare un graduale processo di riscoperta della figura e dell'opera di Rosa Luxemburg. Proprio grazie a tale graduale processo di riscoperta, in Italia promosso in primis da Lelio Basso, è stato infine possibile rendere giustizia al contributo teorico da lei offerto alla discussione circa i modi di conquistare e di preservare per via rivoluzionaria la democrazia. Oggi la situazione è sensibilmente mutata. Sull'itinerario biografico e intellettuale di Rosa Luxemburg disponiamo ad esempio di un film di discreto successo, quello della regista tedesca Margarete von Trotta del 1986. Disponiamo addirittura di una graphic novel, quella di Kate Evans del 2005. Molto più recentemente, nel 2019, in coincidenza con il centenario della sua scomparsa, numerose sono state le commemorazioni, numerosi sono stati i convegni, numerose sono state le pubblicazioni a lei dedicate, tra cui mi limito qui a citare la biografia pressoché definitiva di Ernst Pieper. Sembrerebbe insomma che Rosa Luxemburg sia diventata una figura pop, in seno alla quale la rivoluzionaria romantica ha finito per accompagnarsi, per abbinarsi alla femminista e all'animalista ante litteram. Rosa Luxemburg è però soprattutto una pensatrice politica, e questo è l'aspetto su cui noi intendiamo qui concentrarci. Non prima però di aver ripercorso, sia pure in estrema sintesi, la sua biografia. Rosa Luxemburg nasce nel marzo del 1871, che, tra parentesi, è una data che ai nostri occhi si carica di un significato particolare, soprattutto perché coincide con la data di proclamazione della Comune di Parigi. Nasce a Zamość, una cittadina nella parte orientale della Polonia allora sotto dominio russo, e, come già ricordato, cresce all'interno di una famiglia ebraica, relativamente agiata sul piano economico e dotata di buona cultura. Rosa Luxemburg è una bambina vivace che già negli anni del liceo trascorsi a Varsavia si distingue per gli ottimi profitti scolastici e per il precoce impegno politico tra le fila di una cellula clandestina del Partito Socialista Rivoluzionario Polacco. Proprio a causa di questo suo precoce impegno politico, nel 1889, per sottrarsi alla repressione poliziesca, è costretta ad abbandonare la Polonia e riparare in Svizzera, a Zurigo, dove si iscrive all'università.
E però al decennio successivo, che risale a quello che può definirsi il vero e proprio biennio di svolta all'interno della sua biografia. Tra 1898 e 1899, una volta acquisita la cittadinanza tedesca attraverso un matrimonio di convenienza, Rosa Luxemburg si trasferisce infatti a Berlino e qui, entrando duramente in polemica con Edward Bernstein, acquisisce fama di intransigente rivoluzionaria. Per i due restanti decenni della sua biografia, Rosa Luxemburg partecipa attivamente alla vita politica e ai grandi dibattiti teorici del movimento operaio, sia tedesco sia internazionale, prendendo parte a innumerevoli comizi, a quasi tutti i congressi nazionali e internazionali della socialdemocrazia tedesca, seguendo in prima persona la rivoluzione russa del 1905, di cui auspica la generalizzazione nel resto d'Europa, iniziando tra la fine del 1907 e l'inizio del 1908, a insegnare alla scuola centrale di partito di Berlino. E infine nel 1912 dando alle stampe quella che è tuttora considerata la sua opera principale, vale a dire l'accumulazione del capitale. E insomma, nel primo quindicennio del secolo, tra 1900 e 1915, che Rosa Luxemburg precisa via via le sue posizioni tanto sul piano teorico quanto sul piano politico, segnalandosi in particolare per la critica nei confronti del militarismo e dell'imperialismo da un lato, e segnalandosi dall'altro per la denuncia dell'immobilismo politico cui, a suo avviso, la socialdemocrazia tedesca sarebbe condannata a causa della tattica parlamentare e della crescente burocratizzazione di partito. Ed è proprio sul filo di tale polemica che tra 1914 e 1915 si consuma in maniera definitiva la rottura politica con la socialdemocrazia tedesca, con il Partito Socialdemocratico Tedesco, di cui Rosa Luxemburg denuncia non solo più, come appena ricordato, l'immobilismo politico, l'opportunismo politico, ma anche la connivenza con i vertici politico-militari dell'impero guglielmino, responsabile dello scatenamento del conflitto mondiale. Al 1915 risale infatti la pubblicazione anonima di un pamphlet intitolato La socialdemocrazia tedesca, all'interno del quale, oltre a rilanciare la denuncia nei confronti del nesso tra capitalismo e guerra, Rosa Luxemburg condanna la capitolazione morale del socialismo europeo. I 3 anni successivi, 1916, 1917 e 1918, Rosa Luxemburg li trascorre sostanzialmente per lo più in carcere, da dove tuttavia continua a seguire con attenzione e con interesse il corso degli eventi politici e fa ancora in tempo a pubblicare La rivoluzione russa, testo al tempo stesso critico e solidale nei confronti degli eventi rivoluzionari russi. Sul finire del 1918, all'indomani della cosiddetta rivoluzione di novembre, della proclamazione della Repubblica e della sconfitta militare della Germania, Rosa Luxemburg è infine rilasciata. Rientra a Berlino, prende parte alla costituzione della KPD, cioè il Partito Comunista Tedesco, e partecipa alla cosiddetta insurrezione di gennaio, l'insurrezione spartachista, del 1919. Ed è proprio nel 15 di gennaio di quello stesso anno, del 1919, che Rosa Luxemburg è infine assassinata dai Freikorps, gruppi paramilitari di ex combattenti a cui il governo a guida socialdemocratica della neocostituita Repubblica affida il compito della repressione. Volendo ora provare a ripercorrere in estrema sintesi la riflessione teorico-politica di Rosa Luxemburg, possiamo dire che essa si sia sviluppata sostanzialmente a partire dal confronto con 3 grandi problematiche. La definizione del rapporto tra riforma e rivoluzione da un lato, la definizione del rapporto tra masse e partito dall'altro, infine la discussione sul concetto di capitalismo. A quanto appena detto, possiamo ancora aggiungere che a queste 3 grandi problematiche al centro dell'indagine della riflessione teorica di Rosa Luxemburg possono essere fatte corrispondere, semplificando, altrettante stagioni del suo itinerario biografico-intellettuale. La prima di tali stagioni coincide con il biennio 1898-1899, che sancisce l'esordio di Rosa Luxemburg nelle vesti di pensatrice politica, allorché, replicando le tesi formulate da Edward Bernstein all'interno del suo I presupposti del socialismo,
diede alle stampe il saggio Riforma o Rivoluzione. La seconda ricade in coincidenza della Rivoluzione russa del 1905, data al di qua e al di là della quale risalgono altri due testi fondamentali, con i quali Rosa Luxemburg prese direttamente parte alla discussione internazionale sul ruolo del partito politico. Mi riferisco a Problemi di organizzazione della socialdemocrazia e a Sciopero di massa, partito e sindacato. La terza fase coincide di fatto con il 1912 e con la pubblicazione della già citata opera principale di Rosa Luxemburg, cioè L'accumulazione del capitale, testo all'interno del quale sostiene che militarismo e imperialismo altro non sarebbero che le risposte con cui il capitalismo tenta di rispondere, di reagire alle sue stesse contraddizioni. Partiamo dal saggio di Rosa Luxemburg, Riforme sociali o rivoluzione del 1899. Nel libro pubblicato l'anno precedente, I presupposti del socialismo, Edward Bernstein aveva dichiarato che il movimento operaio dovesse rinunciare una volta per tutte a ogni velleità rivoluzionaria e perseguire semplicemente una politica di tipo riformistico, basato sulla collaborazione politica con le forze liberali e finalizzata al miglioramento delle condizioni di vita delle classi lavoratrici. Secondo Rosa Luxemburg, questa tesi rischiava di mettere seriamente in discussione due punti nodali. Da un lato l'inevitabilità della crisi del capitalismo, dall'altro la necessità del socialismo, che diveniva una meta raggiungibile senza scosse grazie alle naturali virtù evolutive del capitalismo stesso. Per Rosa Luxemburg, l'errore di Bernstein era dunque consistito nell'aver guardato alla società capitalistica non come a una totalità, bensì come a una realtà in seno alla quale convivevano aspetti positivi e aspetti negativi. In altre parole, incapace di coglierne l'intima contraddittorietà, Bernstein si era illuso che essa potesse rimediare da sola ai propri difetti e alle proprie contraddizioni. In polemica con quest'ultimo, Rosa Luxemburg ribadì dunque sì il nesso tra riforme sociali e rivoluzione, precisando tuttavia che le riforme erano solo il mezzo, mentre la rivoluzione fosse il fine ultimo a cui il socialismo dovesse tendere. Quanto appena detto ci rivela che il vero e proprio punto di fuga della polemica di Rosa Luxemburg nei confronti di Edward Bernstein e del riformismo consiste nella netta denuncia di ogni possibile equazione tra democrazia e capitalismo. E questo ci costringe quasi inevitabilmente a fare un salto di qualche anno, perché ci riporta direttamente ai contenuti del testo del 1912, vale a dire L'accumulazione del capitale. Nel capolavoro del 1912 Rosa Luxemburg non solo contesta, ma anzi rovescia il nesso tra democrazia e capitalismo. A suo avviso, infatti, quest'ultimo, implicando necessariamente lo sviluppo di tendenze imperialistiche, costituisce in realtà una vera e propria minaccia per la democrazia. In particolare, attraverso la rilettura e il riesame critico del secondo volume del Capitale di Marx ed Engels, Rosa Luxemburg giunge alla formulazione di due tesi, apparentemente diverse tra loro, ma in realtà correlate l'una all'altra. La prima di tale tesi è la seguente. Per rendere possibile l'accumulazione di capitale, il capitalismo è alla costante ricerca di sempre nuovi mercati, che ne assorbano i prodotti finiti da un lato e gli forniscano materie prime e forza lavoro a buon prezzo dall'altro. Da tale tesi ne discende il carattere intimamente predatorio del capitalismo e la sua naturale vocazione imperialistica. La seconda tesi, elaborata da Rosa Luxemburg all'interno del suo capolavoro del 1912, è invece la seguente. Mentre permette al capitalismo di svilupparsi, l'imperialismo ne accelera la crisi, perché nel momento in cui non vi saranno più sbocchi, vale a dire mercati in cui realizzare plusvalore, il capitalismo andrà incontro inevitabilmente alla sua crisi definitiva. Dall'esame per sommi capi del suo saggio d'esordio del 1899, Riforme sociali o rivoluzione, e del suo capolavoro del 1912, L'accumulazione di capitale, emerge nel complesso il profilo di una pensatrice politica, di una teorica coerente, i cui punti fermi sono l'antiriformismo,
l'antimilitarismo e antiimperialismo, e un radicale ottimismo rivoluzionario che implica la fiducia nella capacità da parte delle masse di provvedere autonomamente da sé al proprio riscatto. Ed è proprio su quest'ultimo punto che diviene per noi possibile misurare la distanza tra le posizioni politiche e teoriche di Rosa Luxemburg e di Lenin. Possiamo dunque fare un salto indietro nel tempo e tornare al 1905, alla rivoluzione russa del 1905, e ai due testi, rispettivamente risalenti al 1904 e al 1906, in cui, prendendo parte al dibattito sul ruolo del partito politico, Rosa Luxemburg ebbe modo di entrare in polemica con Lenin. In particolare, nel primo dei suoi due interventi, quello risalente al 1904 e intitolato Problemi di organizzazione della socialdemocrazia, facendosi portavoce di posizioni che potremmo definire quasi di spontaneismo rivoluzionario, Rosa Luxemburg contesta, critica la concezione leniniana del partito che agisce in nome delle masse, ma non in reale, autentica sintonia con esse, e ribadisce che il vero e proprio soggetto rivoluzionario non coincide con il partito, bensì con le masse stesse. Nel secondo dei suoi interventi, quello risalente al 1906 e quindi successivo alla rivoluzione russa del 1905, intitolato Sciopero di massa, partito e sindacato, Rosa Luxemburg rafforza ulteriormente le proprie posizioni critiche e giunge ad affermare che né la disciplina né l'educazione, ma l'azione risoluta delle masse, è la sola in grado di creare la situazione rivoluzionaria. Va detto a proposito che la polemica di Rosa Luxemburg in questo caso non è rivolta solo ed esclusivamente a Lenin, ma anche a Karl Kautsky, alla cui famosa, celebre strategia del logoramento contrappone per l'appunto l'offensiva permanente delle masse. In conclusione, al netto della fortuna più di recente riscontrata dalla sua figura negli ambienti più diversi, da quelli delle femministe a quelli degli ambientalisti, da quelli degli animalisti a quelli dei vegetariani, il revival luxemburghiano degli ultimi anni può essere spiegato, sia pure con qualche forzatura, facendo riferimento al fatto che Rosa Luxemburg incarna l'immagine di un socialismo rivoluzionario nella sua variante democratica. In ultima analisi, rispetto al leninismo, il socialismo luxemburghiano è risultato sì politicamente e storicamente sconfitto, e tuttavia ciò gli ha permesso di rimanere estraneo alle degenerazioni del comunismo sovietico.